Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kiss Miss Fabi. Oggi sono qui per... Allora ragazzi, da molto tempo che ve lo tengo nascosto. Scusatemi se questi giorni non sono stata molto aggiornata, cioè non sono stata molto sul mio canale. Ma ora vi faccio capire. Insieme a me c'è una persona, ma che ovviamente non si vuole farlo vedere, quindi mi aiuterà a truccarmi. Vedete già questo. Allora, in pratica oggi farò il tutorial di Halloween, il trucco di il make up. Allora, in pratica ora vi dico quali sono le cose che servono. Ora lo apro. In pratica, aspetta, leggi le istruzioni. In pratica, allora ragazzi, precauzioni per l'uso. Si rimuove con acqua e sapone, quindi ragazzi potete prenderlo ovviamente così, tanto perché... Ok. Allora, prima di applicare il trucco, provalo un'ora prima su una piccola zona del viso, appunto. Così poi, se hai... in caso di reazioni allergiche. Quindi noi abbiamo preso la base, cioè qui dentro stanno i canini, i denti e poi del sangue finto. Ok, in pratica questo qui ragazzi fatelo con un adulto. Poi ci servirà, lo apro, una true stick. Stava già aperta e io l'ho chiusa. Ecco qua, una truce dei trucchi, e che è di mia sorella, io ce n'ho un'altra. Perché sì, aggiungeremo anche il mascara se mia sorella vuole. Allora, dobbiamo usare il bianco per fare tutta la faccia, quindi mi legherò anche i capelli, e poi con il nero prendere quest'altro, aspettate, quest'altro, per fare tutto qui sopra, per fare tipo uguale a questo vampiro qua. Quindi direi di iniziare ora. Ok, sono ritornata. Mi sono fatta questo tuffo qua bruttissimo. Ora lo aggiusto. Ecco qua, anche se peggio. Quindi ragazzi, non pensate male. Va bene così. Allora, dobbiamo fare la base appunto di questo trucco, quindi direi di iniziare a fare tutta la faccia bianca. La farà la mia assistente. Assistente, si muove per favore. Grazie. Allora, vai. Aspettate. Ok, vai. Ragazzi, ci vediamo dopo quando mia sorella avrà finito di appunto fare me tutta la base bianca. Ho finito ragazzi, guardate, non si vede tanto bene purtroppo dalla telecamera, ma in pratica ho il viso tutto bianco e ho anche fatto un po' il collo per farlo ovviamente più realistico. Ora ragazzi, dobbiamo passare a fare questo qua, tutta questa parte dell'occhio, anche un po' di sotto, tutta nera ovviamente, come questo qui, perché in pratica non si vede tantissimo, ma appunto poi coloreremo anche un po' le ciglia, sempre con il nero, ma in pratica ora tanto lo devo fare. Allora, useremo invece di questo pennello, perché questo qui ci serviva per la base, per colorare tutta la faccia. Quindi ora mettiamolo a posto. Questo qui lo faccio io in giro. No. Ciao ragazzi, ecco cosa è venuto. No. Ok, il coraggio di Fabiana. Ora ragazzi, mi metterò il mascara, perché devo gestire questa schifezza che ho appena fatto. E farle il coraggio. Scusate, ma c'è il mio fratello che sta facendo il buono. Ora ragazzi, l'ho messo. Un mascara nero per fare
nero, tutto nero, deve essere. Ora ragazzi, dobbiamo mettere il rossetto che mi ero dimenticata di dirti. Ne metteremo uno, diciamo, un po' forte. Userò questo perché non ne ho altri. Tutti, cioè questo qui è uno mio, guardate. Lip Varnish Finish Matte. Questo qua, questo colore qua, ora me lo metto. E anche abbastanza. Guardate qua, dalla telecamera. Sembra rossa. Guardate. Ok, ora ragazzi si passa ai denti. Io direi di far asciugare un po' le labbra e anche ovviamente il trucco, perché poi andremo ad usare il sangue. In pratica io non ho mai usato il sangue di tenia finto sulla mia pelle, non ha neanche odore in pratica, e se infatti c'è anche scritto, Non lo riuscite mai a leggere. Allora, no ragazzi, sta malissimo, lo so. Metteremo i denti. Ovviamente ragazzi, ho provato a metterli, stanno malissimo. Facciamo, non metto più. Perché no? Dimmi te. Tomma. Oh, ferma, ferma, ferma. Angela, ferma. Mettiamo. È il contrario, siccome si è sporcato un po' di rossetto. No. Infatti ragazzi, è venuto così. Ora dobbiamo aggiungere la sua. Allora, ora si metterà il sangue finto. Non vi preoccupate. È finto. Allora. Ecco qui il finale. Infatti ragazzi, non mi sorprende molto, però è vero. Allora, in pratica ora non mettete il sangue finto sul labbro, perché potreste avere potreste soffocarvi, ecco. E in pratica è finito qua il trucco, mi raccomando, fatelo sempre con la presenza dell'adulto, ma questo qui si può fare anche con del ketchup il sangue finto, quindi ragazzi fatelo. In pratica ora vi farò vedere una clip dove, cioè non una clip, ora farò, poserò un è il mio telefono da una parte e vi farò vedere, spaventerò mio fratello in pratica. Vendetta. Quindi ora ragazzi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ora devo posizionare il telefono.
Inizia dal fastidio. No. Non sto bene. No. Ragazzi, ho voluto aggiungere la mia coroncina per tenere anche i capelli dietro. Allora, in pratica l'ho posizionato. Ovviamente non ci metto le cose di sopra. Sì, ragazzi, sto in pigiama. Ok ragazzi, mi sono tutta il canini perché mi stava dando un fastidio pazzesco. Ecco qua, direi che così vada bene. Ora io pratica. No, però qua non fa bene. Facciamo una cosa. Ora lo posizioniamo qua su i miei pupazzi. Ora aspettate che metterò una luce. Però a qualità di intensità di sforzo di freddo di genetico. Vediamo. Aspettate. Che poi i canini si illuminano la notte. Aia. No. Non va, se mi metto sopra il pupazzo si mantiene. Oh, oh mamma, ragazzi, mostri dove va a rompere. Mettiamo qua a sto punto, unico posto. Ecco, così c'è anche qua il manico, che in pratica neanche il manico si vede. Ora io accenderò una luce. Aspettate. Mi metto io. Canini. E vado a chiamare mio fratello. Ragazzi, sono tornata. In pratica non ho chiamato ancora mio fratello perché devo vedere che luce applicare, perché ancora non so che luce mettere per appunto coprire qua, perché accendere una cosa. Questo tipo di fiocco si illumina la notte, aspettate. Guardate. No, non si vede. No, non si vede, quindi non si vedranno neanche i canini. No, no ragazzi. Non si vede un bel cavolo, aspettate. Esperimento fallito, credo che dovremmo lasciare la luce accesa. Dai, metterlo in pratica qua. E farò così mio fratello. Quindi. Ora ragazzi, andremo a chiamarlo. Mia sorella è complice. Lo chiamo. Oh!
sto registrando. E come ti vai a togliere? Come ti vai a togliere? Ragazzi, esperimento fallito. Mamma! Non si è spaventato. Che mamma? Ragazzi, esperimento fallito. Esperimento fallito perché mio fratello non si spaventa. Allora, io ancora non so cosa è appena accaduto, quindi non so già chi sarà, un bel casino. Ora ragazzi vi farò un po' di sapete quel video? Così che vi faccio vedere appunto come è venuto meglio, cioè in pratica come è venuto il trucco. Quindi iniziamo. Ragazzi, come avete visto, non vi faccio vedere come mi tolgo i cannini perché appunto, però comunque il tutorial ve l'ho fatto vedere, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Ovviamente ragazzi, quando sarà proprio Halloween farò ovviamente meglio. Non so cosa ho appena fatto. Ho fatto un'imitazione del vampiro che, sapete quando ho mangiato, il plasma di un umano, il sangue di un umano da qua. Ragazzi, quando sarà Halloween posso fare quei due buchi per, di sangue per fare finta che sono diventato proprio un vampiro. Mi metto un'idea bellissima. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ovviamente questo qua ragazzi, questo video inviatelo ai vostri amici sui vostri social, così almeno. Ah, comunque ragazzi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, per forza. Lasciate un mi piace e schiacciate qui sotto la campanellina per essere sempre, ma proprio sempre 24 ore su 24 aggiornati sul mio canale. Quindi ragazzi, ci vediamo, ci becchiamo. Nuova parola. In, guardate ancora il mio spunto di sangue, il mio prossimo video. Guardate ragazzi, il mio spunto di sangue.